Ora torniamo al file Excel, la tabella sempre dell'oscillatore armonico, perché ancora non abbiamo spiegato come si calcolano e che senso hanno le ultime tre colonne, che poi permetteranno di calcolare la costante elastica della molla. La costante elastica la calcoliamo attraverso questa formula che abbiamo dimostrato prima, la massa appesa per la pulsazione al quadrato. Quindi prima in questa colonna calcoliamo la pulsazione dell'oscillatore armonico. Per esempio questo 17,6 radianti al secondo è 2 pi greco diviso il periodo. E siccome il periodo si allunga e aumenta al crescere delle masse appese, la pulsazione, che è praticamente l'inverso, il reciproco del periodo, diminuisce. Questo perché l'oscillatore armonico compie sempre meno oscillazioni al secondo, o meglio, ne compie sempre meno in 6,28 secondi, 2 pi greco secondi. Quindi cala il numero delle oscillazioni in 2 pi greco secondi. Poi prendiamo questa pulsazione e calcoliamo il suo quadrato, quindi questo è il quadrato di 17,6 e così via. Ora che abbiamo omega quadrato, moltiplichiamo per m e troviamo la costante elastica della molla. Lo facciamo in quest'ultima colonna. Per esempio 7,70 è il prodotto della massa in chili per la pulsazione al quadrato. In teoria dovrebbero venire tutti i valori identici, o almeno molto simili, invece vediamo che quando le masse appese sono piccole ci sono delle belle differenze tra i valori ottenuti della costante elastica rispetto invece ai valori ottenuti con le masse più grandi. Questo si può spiegare, come detto in uno dei video precedenti, con il fatto che la molla reale ha una massa di 23 grammi e quindi il suo comportamento si discosta abbastanza dal comportamento ideale quando appendiamo delle masse piccole. Quando invece appendiamo delle masse grandi, il comportamento della molla diventa più simile a una molla ideale, perché i 23 grammi di massa incidono meno se appendiamo alla molla, per esempio, 350 grammi, piuttosto che se ne appendiamo soltanto 25. In ogni caso, prendendo questi valori della costante elastica, procediamo come nel caso dell'altro esperimento, quello con gli allungamenti statici, facendo la media di questi valori e la semidifferenza, ottenendo quindi come misura finale della costante elastica della molla dura 9,5 più o meno 1,2 newton al metro, con un errore relativo percentuale del 13%, più grande rispetto a quello che era soltanto dell'1% ottenuto con gli allungamenti statici. È importante a questo punto controllare se le due misure di costante elastica, cioè 10 più o meno 0,1 e 9,5 più o meno 1,2, valori di costante elastica ottenuti con due metodi diversi, con due esperimenti diversi, l'esperimento degli allungamenti statici e delle oscillazioni dinamiche. Quindi è importante confrontare se queste due misure indipendenti sono compatibili, perché la molla è sempre quella e quindi queste due misure devono essere compatibili, altrimenti c'è qualcosa che non va. Per vedere se le due misure sono compatibili, disegniamo i loro intervalli di incertezza. La prima misura, 10,0 più o meno 0,1 newton al metro, è questo intervallo. La seconda misura, quella meno precisa, 9,5 più o meno 1,2 newton al metro, e è quest'altro intervallo. Siccome i due intervalli hanno una parte in comune, quindi hanno una sovrapposizione comune, allora sono compatibili. In questo caso particolare la parte in comune è proprio la prima misura, quindi si fa l'intersezione dei due intervalli e otteniamo in pratica la prima misura, che è contenuta nella seconda. Il primo intervallo di incertezza è contenuto nel secondo, quindi alla fine queste due misure indipendenti vengono riassunte in una misura unica, in questo caso particolare coincidente, misura unica che è coincidente con la prima misura, quella più precisa.